Sono qui con Solidworks e ehm, voglio chiarire una cosa, cioè nel senso, io quando mh, vado a fare una funzione guidata da un'equazione, ok, dunque apro lo schizzo come ho aperto adesso, vado qui, ok, curva guidata da equazione, ok, naturalmente ho questa possibilità, questa esplicita, sarebbe la mia Y uguale a 5 per coseno di X, o posso andare invece a fare la parametrica. Eh, naturalmente, adesso però ho sbagliato, andiamo a farla 3D, lo rifaccio, dunque andiamo a fare uno schizzo 3D, ok? Andiamo a fare uno schizzo 3D e andiamo a mettere curva guidata dall'equazione, ok? Dunque... Ehm, Vabbè, abbiamo solo a questo punto quella parametrica, ok, vabbè. E eh, ipotizziamo che per adesso io voglio fare eh, semplicemente y uguale a 5 eh, coseno di x mezzi. Ok, allora cosa faccio? Se sicuramente dovrò mettere qua un numero fisso, mettiamo, ipotizziamo 0 così sarà sul piano. Eh, passante per l'origine eh, ok, il piano parallelo xy passante per l'origine e poi dovremmo andare a mettere qui questa se io voglio fare con eh, l'equazione classica y uguale a 5 per coseno di x mezzi eh, e naturalmente eh, che passi sul piano quello xy e non uno parallelo qua metto 0 e qua metterò farò eh, y x uguale a eh, devo mettere x uguale a 2 t, ok, dunque qua faccio 2 per t, ok, perché è in funzione di t. E y eh, metterò 5 per, per cos, apro la parentesi chiudo la parentesi t ok, io adesso e iniziamo da zero e per adesso mettiamo eh, per adesso vediamo mettiamo, proviamo a mettere 100 ok e clicchiamo a questo punto lui eh, mi ha fatto proprio questa equazione eh, se, andiamo, se andiamo a vedere proprio passa per il pia nel piano proprio se noi vediamo adesso è il piano xy e dunque siamo giusti è sicuramente la funzione y uguale a 5 per coseno di x mezzi e, ehm, e il piano naturalmente è questo qua è il piano eh, xy, ok, se vogliamo spostarlo adesso io potrei fare anche qua chiudo e salvo tanto per dare salva con nome ok posso andare in la mira e vado a mettere Uh, prova prova equazione ok prova equazione ok e faccio salva così ce l'ho salvata e sono a posto um, io il piano potrei vabbè eh, posso fare semplicemente così cioè clicco qua ok vediamo entro nelle, e posso magari mettere 10 o 100 facciamo che così vediamo a questo punto il piano si alzerà di 100 andiamo a, mettere, a cliccare qui a questo punto questo si dovrebbe andiamo a eccolo qua adesso io vado a cliccare qui la distanza tra qui e qui è 100 ok adesso vado a rimodificare e dunque posso anche fare attraverso questo qua e vado a mettere 0 per adesso Ok, ehm, niente, io eh, praticamente dovrei aver detto tutto, adesso vediamo un attimo. Ah, ecco, ehm, dunque se io mi sposto così è come se fosse una linea dritta. Ok, adesso vediamo se voglio un attimo, magari questo, fare un lavoro sul piano eh, ZY. Ok, ipotizziamo, adesso vado a cliccare qua. Ipotizziamo invece di mettere un piano, cioè che sia una curva veramente 3D. Ok, ehm, veramente 3D. A questo punto, cosa posso fare? Potrei provare a mettere eh, un altro coseno, un seno. Proviamo ad andare a mettere semplicemente un seno. Ok, dunque seno, apro parentesi T. Ok, e clicco così. Adesso vediamo cosa succede. Mi metto in questa posizione qua e vedo che se la guardo dal piano zy, dunque dal piano in cui io ho un'equazione eh, 5 coseno di t eh, e... Eh, andiamo a vederla che non me la ricordo più a memoria. Dunque io ho un'equazione qua sul piano zy di 5 per coseno di t seno di t a questo punto se io dunque è una specie di ellisse se la vedo così ok naturalmente se la vedo in 3d è così mi va così ok però se la vedo in proiezione è una specie di ellisse io potrei se vado a mettere l'ampiezza uguale dunque se metto 5 per coseno di t a questo punto diventa fuori un cerchio, viene fuori un cerchio no? in proiezione e naturalmente avrà la forma di questo tipo qua ok se invece vado a ridurre così schiaccio qua si, si schiaccia rispetto rispetto andiamo a vedere al, alla linea z perché una, sulla linea z ha un'ampiezza inferiore rispetto all'asse y ok ehm, poi noi qui abbiamo eh, abbiamo possiamo andare a occhio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 come faccio ad arrivare a meno nel senso posso andare anche 16 Potrei andare a vedere, mettere 30, qui comincia a essere meno. Mettiamo uh, 20, ok. Andiamo un po', perché io non vorrei averne una. Ok, 12, vediamo. 12 non va ancora. 12, proviamo 6, ok. Perché io vorrei più o meno, non è proprio perfetto perché io. Vorrei proprio tutto il ciclo, ok? Eh, in pratica, ogni, quante volte, anche se naturalmente solo sul piano, dunque dovrebbe essere sicuramente. A occhio, così se io lo voglio qua simmetrico, dovrebbe essere un qualcosa di più, ok? Eh, per esempio, 6.28, vediamo. E lì ci siamo no e lì ci siamo che alla fine è uh, il periodo nel senso che è uh, 2π siccome noi abbiamo un uh, come si può dire uh, sulla curva che noi abbiamo fatto abbiamo lì che la curva sarebbe alla fine eravamo partiti facendo la uh, come si può dire la y uguale a 5 per coseno di x mezzi dunque si ripete la stessa curva si ripete ogni 2 pi greco se io metto qua metto qua 2 andiamo a vedere 2 asterisco pi ok che si intende pi greco questo è uguale ed è quello giusto, ok? Dunque ogni due volte pi greco si ripete la stessa curva, ok? Ehm, Va bene, era, era semplicemente questo per chiarire questa cosa. Ehm, spero di essere stato chiaro perché dopo mi serviva più avanti. Voglio provare a fare un qualcosa partendo da questa curva qui, e poi andare a fare tutte le mie ripetizioni. Eh, va bene, spero di, eh, ripeto, spero di essere stato chiaro. Eh, potete commentare: feel free to comment, <ride> non so neanche se si possa dire così in inglese. Eh, qualche delucidazione, mettete sui commenti. Vabbè, ci vediamo alla prossima, arrivederci.